Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritornati su Cane di Coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, siamo arrivati da circa 5-10 minuti al kebab. Sto fumando perché ho bevuto il caffè. Adesso naturalmente siamo venuti qua per salutare appunto mia sorella e mio cognato, dato che venerdì c'è la grande partenza. Aspettiamo anche Dennis Salamalica. Nel frattempo adesso penso che mangeremo qualcosa, poi andiamo da mia suocera, salutiamo anche lei naturalmente, poi ritorniamo al kebab e prendiamo mia madre e ritorniamo a casa. Stasera ci sarà dovrebbe uscire o stasera o domani un video nel quale preparerò la valigia di Allison. Ho deciso di prepararla io e vediamo se Chiara deciderà i vestiti o li deciderò io. Mi viene già da ridere perché, ragazzi, portare Allison, portare il passeggino e portare anche il lettino da campeggio, no, ma questo è il trash assoluto che accadrà quando arriveremo da Daniele naturalmente. E io sono euforico per venerdì perché innanzitutto prima della partenza abbiamo l'ultima firma, finalmente è arrivata l'ultimissima firma del divorzio, quindi Chiara è già libera, ma venerdì sarà libera a tutti gli effetti. Poi naturalmente quando saremo giù, cioè il grande giorno sarà sia per la firma che per la partenza, Daniele è euforico, ieri stava delirando al telefono con Chiara perché ci ha mandato dei video vecchi dove facevamo il mukbang, proprio il trash del trash più assoluto. Ma da venerdì no, perché comunque partiamo, arriveremo tardi. Sabato riposeremo, ma comunque penso che da domenica inizierà il trash più assoluto, live, vlog, video, chi più ne ha più ne metta. E niente, adesso devo decidere cosa mangiare. A parte che adesso c'è ancora il sapore del caffè, quindi non penso di mangiare subito. Poi andiamo appunto da mia suocera, che naturalmente dobbiamo salutare anche le gattine. E niente ragazzi, noi ci vediamo dopo e vediamo se dopo riuscirò a farmi inquadrare ancora mia sorella. Adesso volevo inquadrare mio cognato, ma è indaffarato con il lavoro, sta servendo i clienti e quindi non è possibile. Vediamo cosa si potrà fare dopo o prima di andare a mia suocera o quando ritorneremo. Comunque restate sintonizzati che poi proseguirò con il mio vlog. A dopo, ciao. Bene ragazzuoli, ci siamo. Allora, siamo appena arrivati all'Esselunga, dove abita mia suocera, che gentilmente ci ha chiesto se potevamo prendere la lettiera e il mangiare per le due gattine stronzettine. No, sono belle. Stronzettine, per modo di dire, perché mi sono affezionata anch'io. E ragazzi, comunque, l'Esselunga di Viale Famagosta ha due piani. Cioè, rendetevi conto, uno che viene qua a fare la spesa deve prendere il pane e andare al secondo piano, ma al primo piano. Mobile, però. Ma vi rendete conto? Bene, adesso entriamo all'Esselunga, prendiamo la lettiera, le scatolette che loro sono viziate, mangiano solo quelle. Le soppe. E naturalmente salutiamo le gattine, come ho già detto prima. Poi ritorniamo indietro da mia sorella e prendiamo mia mamma. Ci vediamo dopo. Allora, dopo una sfacchinata
con le scale perché l'ascensore lo stanno mettendo a posto. Siamo arrivati a casa, adesso giro l'inquadratura e guardate un po'. Ma dove è andata? No, questa è Luna, scusatemi. No, no, è Yumi. No, è Yumi, hai detto giusto. Sì. Questa è Yumi, la fetentona. Saluta suocerina. Ciao a tutti, ecco, sono qua. Guardate che bella che è la suocerina. Oh, capita. Sempre la vedo raggiante oggi, più del solito. Sì, raggiante, però non... Andiamo a cercare l'altra fetente. La fetente non c'è, dove potrà essere, amore? Sarà sotto la sedia. Sarà sotto la sedia in cucina? Sì. Vediamo se andiamo alla ricerca della fetente. Eccola qua! La tontolona! Che carina! Si è accomodata, eh? Sì. Si è accomodata, guardate come guarda. Si vede che sento il fresco, con le solite ciotole di Hello Kitty, con i croccantini. Purtroppo siamo andati all'Esselunga e non c'erano lì sopra per le vizzatelle. Ma fai vedere, lasciano cosa ha messo sul balcone? Pianta di limoni, che non so quale sia, suppongo questa. Questa qua è una pianta di limoni. E questa qua è una pianta di fragole. Praticamente Sharon ha liberato tutto il balcone perché vuole fare un balcone botanico, vuole fare le sue pianticelle. Cioè Yumi, guardate cosa ha fatto, perché vuole uscire sul balcone. Una bella idea quella della Sharon, eh? Guardate che bella che è. Allora, purtroppo anche mia suocera c'ha il sangue nero azzurro, guardate qua. Ah, come ho seguito la partita l'ultima volta. Guardate qua. È seguita? Che spasmi, veramente. C'è mia suocera, aspetta, dillo. Caspita, l'ultima partita del campionato, l'ho seguita. Che era la decisiva per entrare in Champions League, che ce l'hanno fatta sti... Meno male, e abbiamo sorpassato i nostri cuginetti. Praticamente, fino all'ultimo, uno spazio abbiamo perso. No, rientra, no, ci siamo, no? Oh, finalmente. Poi alla fine è un risultato. No, obiettivamente, io lo dico da sportivo. Lo dico da sportivo. L'unica squadra, vabbè, a parte Juve Napoli, che ha meritato veramente di entrare in Champions League è l'Atalanta. Boh, per piacere, l'Atalanta ha massacrato quei poveracci che pur di arrivare. No, no, guarda che l'Atalanta ha meritato. Guardi, sì, ma segue più parte e secondo me 10 gli avversari, guarda. E secondo me l'Inter non doveva entrare. Ma non no, per, secondo aspetta, me il Milan non doveva entrare. Il Milan non e è entrato. E difatti, aspettate che qua c'è il dibattito. Da sportivo io dico che l'Inter per le partite precedenti, perché ho parlato anche con tanti interisti, loro dicono che comunque è una squadra che attualmente non è da Champions League. Beh, cosa ne pensi che arriva Conte all'Inter? Beh, io penso che comunque con tutti questi cambiamenti finalmente arriva una persona seria, che Conte è una persona che sa il fatto suo. E speriamo che metta in guardate riga. Che la suocerina di calcio se ne intende, e mica poco. Guardate Yumi, guardatela, guardate cosa fa, guardatela, guardatela Yumi, guardatela. Prima si è avvicinata la gamba a strusciarmi e gli ho fatto le coccole, guardatela, è impazzita. Vieni qua, Yumi, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Questa qua è una fetentona, perché quando mia suocera è stata ricoverata la prima volta che io e Chiara abbiamo dormito qua, praticamente ciucciava e veniva sempre da me. E per non farmi graffiare dovevo mettermi il lenzuolo nonostante c'erano 40 gradi in casa. Mi dovevo mettere il lenzuolo perché a lei gli piaceva ciucciare. Poi lasciava una macchia di... No, la bauscetta. Lasciava la sua bauscetta sul lenzuolo. Che bella. Bene ragazzi, siamo appena tornati da mia suocera, siamo appena arrivati al kebab.
bevuto un caffè da mia suocera e lasciaron il suo ragazzo, gli ha regalato una macchina del caffè, quelle capsule, quelle piccoline piccoline, no? Però lei, diciamo che ha diversi gusti per il caffè che non mi piacciono molto, e ne ho provato uno, c'era scritto caffè corto, mi pare. Ho voluto provare quello, all'inizio sembrava buono, poi guardate chi c'è qua, si è affacciato un attimo Dennis. Adesso finisco di fumare la sigaretta e rientro dentro. Ragazzi, credetemi, andare a destra, andare a sinistra, io mi stanco troppo, perché purtroppo si sa che guidare in città col traffico da un po' si stanca, ci si annoia. Invece se dovessi, il viaggio che affronterò venerdì sarà più bello, perché spero di non trovare troppo traffico, e poi in autostrada non devi stare lì a scalare le marce, vai direttamente in quinta e vai. Poi logicamente ci saranno le tappe agli autogrill, ma questa volta non ci saranno troppe tappe, anche perché il mangiare per il viaggio ce lo portiamo direttamente da casa, perché in autogrill un panino, un camogli ad esempio, il classico, 5 euro, e abbiamo deciso così. È arrivata la manichina, è arrivata la manichina, dai un bacino. Guardate che bella la felpa, guardate che bella che era. Oggi abbiamo pitturato le panchine del parco. Ma per che bravo! Guardate come sta bene con le nuove scarpe. Non capisco perché non le allaccia bene. È stanca, poverina. È stanca perché hanno pitturato dei muri dove c'erano dei murales, ma è tutto più le panchine. Bene ragazzi, adesso entro che li saluto, spero di riuscire ad arrivare dal dottore, così domani mi riposo e venerdì si parte. Yuhu! Ci vediamo dopo, rimanete lì ragazzi, non mi muovete, rimanete sintonizzati, mi raccomando, fate bravi e non scappate, ci vediamo dopo. Finalmente siamo arrivati a casa da poco e nulla ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Io vi auguro una buona giornata, un bacione, il solito IEA e ciao!